Benvenuti a Station to Station, storie di canzoni e di dischi lungo i binari del rock. Vogliamo iniziare con la canzone, con il disco, giustamente, Station to Station di David Bowie, un disco del 1976, uscito nel gennaio del 1976, registrato alcuni mesi prima, quindi negli ultimi mesi del 1975, un disco che viene considerato da molti un disco di transizione, e lo è. Ovviamente in grande parte il titolo stesso del disco ci ricorda che stiamo passando da un posto all'altro. E stiamo passando da dove? L'album precedente, registrato sempre negli Stati Uniti, sono i due dischi, diciamo, americani del periodo di David Bowie, è Young Americans, il disco che lo ha portato attraverso la canzone Fame al numero uno della classifica americana. Quindi finalmente David Bowie ha raggiunto uno dei suoi obiettivi, quello di essere una grande star a livello internazionale. Fame è una canzone che ha scritto insieme a John Lennon ed è stata prodotta da Harry Maslin, che verrà richiamato da Bowie appunto per la produzione del disco Station to Station. Harry Maslin produce due canzoni su Young Americans, Fame appunto e la cover dei Beatles Across the Universe, sempre in compagnia di John Lennon. L'album che segue Station to Station è Low, il primo della cosiddetta trilogia berlinese, registrato è pubblicato nel gennaio del 77, quindi un anno dopo preciso da Station to Station. Il disco della grande svolta non commerciale, se vogliamo, della grande sperimentazione bowiana di quegli anni, Low Heroes Lodger, per poi chiudere gli anni 70 e iniziare gli anni 80 con l'ultimo vero grande capolavoro forse di Bowie, anche se poi negli anni più tardi avremo modo di raccogliere ancora, che è Scary Monster. Station to Station è un disco di ricerca, un disco in cui Bowie stava ricercando qualcosa di nuovo, era stanco, lo diceva spesso in quegli anni nelle sue interviste del rock and roll, si era tuffato a piene mani e a pieno cuore nel soul, nel funk, qualche anno, l'anno prima, appunto con l'album Young Americans, dando vita a questa sorta, viene stato chiamato il Plastic Soul. Sta invece in questo periodo, nel fine anno del 75, sta ascoltando moltissima musica europea, soprattutto gruppi tedeschi, i Kraftwerk in primo piano, ma poi anche i Can o i Noi, quindi quella sorta di musica elettronica, fredda, glaciale, che è stata chiamata in maniera anche leggermente dispregiativa il krautrock. Stava ascoltando molto krautrock, il nuovo canone europeo in cui si parla nella canzone Station to Station è ovviamente questo mondo. Quindi è lì, in mezzo, tra una musica soul, funk, una musica calda che ti abbraccia, che ti invita a stare insieme alle persone, a ballare, e una musica che ti isola completamente, come appunto la musica elettronica, glaciale, fredda, dei gruppi tedeschi e di quello che sarà, in effetti, la produzione che verrà dopo, Low, soprattutto il secondo lato dell'album Low, è veramente una sorta di grande camera isolazionistica, no? Cioè si è dentro una sorta di grande buio e di grande oscurità e silenzio. Tanto è vero che la copertina di Station to Station e anche la copertina di Low sono due fotogrammi tratti dal film The Man
Who Fell to Earth, l'uomo che cadde sulla terra, il primo grande lavoro cinematografico di David Bowie, la regia di Nicholas Roeg, ha girato nei mesi dell'estate del 75 nel New Mexico, questo film che sembra essere stato scritto per lui, la storia di un extraterrestre che viene deve fuggire in qualche modo dal suo pianeta e dalla sua famiglia per alla ricerca di acqua per poter salvare appunto la famiglia e il pianeta, arriva sulla Terra grazie alle sue conoscenze, alle sue grandi conoscenze tecnologiche, intellettuali, crea un grande impero, un impero tecnologico, poi verrà tradito dagli uomini, verrà tradito da se stesso, verrà tradito dalle pulsioni umane che lo porteranno a diventare una sorta di larva umana, dedito dalle dipendenze da droghe, da alcol, eccetera. E la larva umana è in effetti David Bowie stesso, in quel periodo sta vivendo il periodo più buio, il periodo veramente più incredibile della sua vita, e questo è uno dei grandi misteri di questo disco. Nel punto più basso della sua vita David Bowie riesce a confezionare un disco che è un capolavoro. Pesa poco più di 40 kg nella copertina di Diamond Dogs, che è il tour, nella copertina di David Live, che era il tour americano di Diamond Dogs appunto, c'è una foto di David Bowie completamente emaciato, peserà 40 kg, è sull'osso, sembra uno scheletro che cammina, ha una dipendenza dalla cocaina veramente incredibile e sta vivendo una paranoia, sta vivendo una sorta di grande confusione mentale, è sull'orlo della follia, sta avendo allucinazioni, è sconvolto, è paranoico, sta studiando in maniera ossessiva l'esoterismo, la magia, è rinchiuso in una casa a Los Angeles con le tende nere, vive solo di notte, dove fa strani riti di preservazione della sua aurea, di preservazione del suo seme, di preservazione dei suoi umori corporali che vengono salvati, preservati, messi in bottiglia, nascosti da possibili attacchi magici da parte di streghe o stregoni vari. Quindi è una situazione veramente incredibile, sta vivendo un momento di grande sbandamento, e nel testo di Station to Station, così ricco di riferimenti, così ricco di ammiccamenti, così ricco di metafore, così ricco di simbolismi magici, esoterici o letterari che siano, si parla appunto di se stesso. Station to Station, la canzone, parla di David Bowie in modo forse egoico, no? O autoegoico, ma parla di se stesso, il Duca Bianco, il ritorno del Duca Bianco, questo bellissimo incipit iniziale della canzone, che è uno delle cose più straordinarie che Bowie abbia scritto, è un riferimento ovviamente a se stesso, è anche un riferimento letterario. Il duca a cui si fa riferimento è il Duca Prospero di Milano, il duca che è anche mago, quindi stregone, in qualche modo Bowie si alimenta di questi elementi, vediamo questo gioco di parole. Il Prospero è il duca di Milano nella Tempesta di William Shakespeare, è isolato, è prigioniero su un'isola, isolato dal mondo, un po' come Bowie si sente isolato dal mondo, isolato, non compreso, no? Un alieno venuto sulla Terra come Thomas Jerome Newton, il personaggio del film L'uomo che cadde sulla Terra, si sente alieno ed è distrutto dal mondo che lo circonda. Così Bowie si sente imprigionato a questo anelito di libertà, questo estremo anelito di libertà, che è uno dei temi delle tradizioni esoteriche, delle tradizioni gnostiche, questa ricerca ultima della libertà, che sarà un po' in realtà il tema, uno dei fili conduttori di tutta la sua opera, dal Major Tom di Space Oddity fino a Black Star. Bowie parla solo di se stesso, e di se stesso nel senso di uomo alla ricerca di una ricerca spirituale. Tant'è vero che questo Station to Station, questo viaggio da una stazione all'altra, non è solo un viaggio fisico da una stazione all'altra, da una città all'altra, come si potrebbe immaginare, ma Bowie
disse nelle interviste di quegli anni che faceva riferimento alle stazioni della Via Crucis. E poi sotto, poco sotto, nel testo anche della canzone, Bowie fa riferimento alla Kabbalah ebraica, all'albero sefirotico, ovvero a questa discesa da una stazione all'altra, a questa materializzazione di un principio divino che parte da Keter ed arriva ad Malkot, che è appunto le due citazioni che fa Bowie nella canzone, questa sorta appunto di caduta, no? Dall'alto verso il basso e dal basso per poi ritornare verso l'alto in questa sorta di movimento, che è nuovamente uno dei temi di Bowie. L'abbiamo visto in Ziggy Stardust, l'abbiamo visto nell'uomo che cadde sulla terra, ovvero questa caduta e questa sorta di rinascita verso l'alto. Bowie si sente nel punto più basso, si sente a Malkot, ma non solo a Malkot, ma forse ancora sotto Malkot, come dice qualcuno, quando si tocca terra si può ancora scavare. Bowie sta scavando dentro le sue paranoie, dentro le sue paure, dentro la sua follia. Aveva in quegli anni un fratello malato di schizofrenia, relegato in un ospedale psichiatrico, che morirà purtroppo qualche anno dopo in maniera tragica. Bowie ha paura di avere dentro di sé il germe di questa follia, la sta alimentando in realtà, ne ha paura ma ne è affascinato, la sta alimentando con enormi quantità di cocaina, con enormi ossessioni legate appunto alla magia nera o alla magia o all'esoterismo in genere. Bowie sta sprofondando nel buco più nero e sta cercando e ha paura che sia troppo tardi. In Station to Station, la canzone ripete all'infinito: it's too late, è troppo tardi, è forse troppo tardi. In realtà non lo è troppo tardi, perché Station to Station è l'album della rinascita, è l'album in cui Bowie risorge. Risorge, anche questo è uno dei misteri curiosi di questo album, risorge andando con il suo amico fidato, un altro tossico all'ultimo stadio come Iggy Pop, andando a Berlino qualche mese dopo o poco dopo, un anno dopo rispetto al periodo di Los Angeles, e riescono insieme a risorgere, quindi in realtà non era troppo tardi. Station to Station è una canzone che dura 10 minuti, è la canzone più lunga di David Bowie. Molto probabilmente erano due canzoni fuse insieme. C'è un inizio in cui c'è questo sferragliare del treno in corsa, e anche questa è una metafora di Bowie, no? Di un treno che parte ad una velocità e sembra destinata a schiantarsi chissà dove. Bowie sta vivendo come un treno impazzito, senza un pilota, senza un guidatore, un po' come in un film degli anni 80 che era a 30 secondi dalla fine. Bowie si sente questo treno che sta andando a 1000, la cocaina lo sta portando ad una velocità, anche se in realtà il disco è stato registrato in 2 mesi, che è un tempo lunghissimo per Bowie in quel periodo, ma perché la creatività in qualche modo si era ingabbiata, era stata oscurata da queste paranoie e da questo mondo parallelo che stava vivendo. Ma Bowie in quel periodo lavorava 24 ore al giorno, no? Alimentato appunto dalla dipendenza di cocaina. I musicisti che lo circondavano, e adesso vediamo di chi stiamo parlando, hanno dovuto faticare probabilmente non poco per stare al passo di questo treno impazzito. Quindi c'è questo sferragliare del treno con questo feedback portato all'infinito, tenuto per lunghi minuti da Earl Slake, che era il chitarrista dentro l'album. Bowie ha chiesto ad Earl Slake appunto di portare all'infinito questo feedback, questo suono, questo assolo pieno appunto anche di rumore bianco, per poi nella seconda parte, dopo l'introduzione prima del piano di Roy Bittan, che era il pianista della Hay Street Band di Bruce Springsteen, che era amico di Earl Slake e quindi era stato accompagnato da Earl Slake a registrare il disco, e poi il basso e la batteria di quella che sarà la sezione ritmica più importante di Bowie, che accompagnerà Bowie da Station to Station in tutti i live e fino a Scary Monster, appunto Murray Davis e soprattutto Carlos Alomar alla chitarra ritmica. Avranno faticato non poco a stare dietro al Bowie
che non aveva idee precise, non sapeva dove andare, non aveva aveva in mente qualcosa, no? Aveva in mente un nuovo canone, come dice lui, un canone europeo, la visione di un canone europeo è il tema, uno dei temi importanti di Station to Station. Si diceva appunto l'ascolto forsennato delle elettroniche tedesche lo stava portando lontano dal soul, dal calore del soul americano, però riesce in maniera stupenda. Station to Station è forse il disco più bello, non lo so, ma insomma è uno dei dischi capolavori di Bowie. Riesce a coniugare questo calore del soul con la glacialità appunto dell'elettronica tedesca in maniera mirabile. Ma il tema vero di Station to Station è in realtà nascosto dietro questa, dietro la cover della copertina stessa. Bowie ha sempre fatto questa sorta di caccia al tesoro nei suoi video, nelle sue canzoni, nei suoi dischi, nei suoi testi. C'è un'infinita serie di rimandi, di riferimenti, di citazioni, di autocitazioni, di simboli, di ammiccamenti, no? Di cose svelate e cose rivelate, quindi rinascoste nuovamente. È un grande gioco l'opera di David Bowie, e Bowie ha detto una cosa molto bella riguardo al concetto di arte. Dice: l'opera d'arte è compiuta solo quando il pubblico vi aggiunge la propria interpretazione. È proprio in quel grigio spazio intermedio che risiede il senso di un'opera. Quindi in qualche modo siamo noi che dobbiamo completare l'opera dell'artista, no? L'opera d'arte si definisce quando ognuno di noi riesce a completare ciò che l'artista voleva dire in maniera esplicita o implicita, consciamente o inconsciamente. Quindi questo spazio grigio noi l'abbiamo riempito e lo stiamo riempendo con tutta una serie di riferimenti, in qualche modo, che ci fa piacere, perché danno un senso, almeno a me danno un senso, alla canzone Station to Station e al disco Station to Station. Il disco Station to Station parla della ricerca del Santo Graal. Da un punto di vista grafico, e Bowie sappiamo che è sempre stato molto attento alla grafica, le parole che fanno, che sono scritte senza lo spazio, Station to Station, Golden Ears, Word on a Wing e così via, e così disposte, forse a caso, ma sappiamo che il caso non esiste, e quindi in qualche modo il caso viene, come dire, piegato dal mago ai suoi voleri. Bowie nasconde nella grafica dei titoli delle canzoni la Coppa del Graal e la ricerca del Santo Graal, che era una delle appunto ossessioni anche di questo archeologo tedesco Otto Rahn, che era andata alla ricerca per conto dei nazisti del Sacro Graal negli anni 30, era una delle letture del Bowie di quegli anni, insieme ovviamente ai testi di Aleister Crowley, piuttosto che non della Madame Blavatsky o della Golden Dawn o i tarocchi o tutto quello che girava intorno a questo mondo oscuro in qualche modo, ma comunque molto criptico, diciamo così. Bowie realizza il disco, appunto, si diceva, nell'arco di 2 mesi. Ha difficoltà probabilmente a mettere bene a fuoco ciò che sta cercando. È l'unico disco di David Bowie di cui ad oggi non esistono outtakes, non ci sono canzoni extra, 5 canzoni più una cover, una splendida Wild is the Wind, dedicata alla sua maniera a Nina Simone, una delle sue grandi, in uno dei suoi grandi amori, incisa dopo aver incontrato nello studio accanto, lì a Los Angeles, Frank Sinatra, che stava incidendo alcune canzoni, e quindi c'è questa sorta di avvicinamento al mondo del crooner, no? del cantato appunto così basso, con questo suono basso e questo modo avvolgente di cantare. Wild is the Wind è una canzone degli anni 50 che è stata portata al successo alla fine degli anni 50 da Nina Simone, e Bowie ne fa una versione che ti stende.
Un ultimo accenno che vorrei fare è per quanto riguarda il legame che c'è tra Station to Station e Black Star, l'ultimo disco di David Bowie, una sorta di testamento artistico e umano. Bowie, nella immagine finale dell'ultimo video che ha realizzato sulla canzone Lazarus, ha lo stesso vestito, porta lo stesso vestito che portava in una sessione fotografica di quegli anni, che si ritrova sul retro di copertina di una ristampa degli anni 90 del CD di Station to Station, in cui stava disegnando appunto nella casa di Los Angeles, a terra, sulle pareti, strani diagrammi, strani disegni magici, tra cui appunto l'albero sefirotico di cui accennavamo prima. Bowie nell'ultima immagine, quindi l'ultimo fotogramma che abbiamo di David Bowie prima di chiudere le ante dell'armadio nel video di Lazarus, che molti hanno letto appunto come essere una bara, è vestito come era vestito ai tempi di Station to Station. Sarà un caso? Noi ovviamente non lo crediamo, quindi per questo proviamo a dire che probabilmente Station to Station, se non è la canzone più importante di Bowie, per Bowie stesso, è sicuramente una delle due, tre canzoni fondamentali di una carriera straordinaria. Station to Station, David Bowie, il top.